Dios mio. Ma dai, che è successo? Certo che uno va via mezz'ora. Guarda che casino che succede. Non posso crederci. Tremutino deve aver catturato gli orchi mentre eravamo via. È tutta colpa mia. Sarei dovuta restare qui. No, Fiona. È colpa mia. E tu? È tutta colpa tua se io non ero qui. Devo trovarli ad ogni costo e tu verrai con me. Visto? Io l'avevo detto che quel Piero ci avrebbe dato problemi. Ehi, aspettami! Sì, li hanno presi tutti, tranne il cuoco. Complimenti, bravo il cuoco. Dobbiamo andare di là, verso il villaggio, d'accordo. Ma nuovi potenziamenti per me? No? Ok, vabbè, controlliamo questi. Benvenuto nel mio negozio. Allora, prendiamoci il potenziamento alla vita, quello sicuramente. Bene. Quella cos'è, una palla da discoteca? Palla da disco, sì. Allora, la bomba è sicuramente utile, ma anche gli altri. Quindi io farei che il resto dei soldi ci potenziamo i colpi speciali. Ecco qua. Uno dei miei oggetti preferiti per uno dei miei clienti preferiti. Ovviamente, come no. Ottima scelta. Ottima scelta. E ci rimango 87 monete. Questo, scusami. Ah, perché cosa? No, aspetta. E lo so che non c'ho monete. Ma ti serve più denaro, tesoro. Perché questo non posso potenziarlo di più? Vabbè, sti cazzi. Stavo guardando il fuoco e non è sul terreno o là sopra la tenda. È proprio sullo schermo che fa destra e sinistra, destra e sinistra. Ed è sempre lo stesso fuoco, tra l'altro. Cioè, non è su quel legno, su quella tenda. È proprio sopra, appoggiato, e fa destra e sinistra. Ma altri tipi di potenziamento me li dà solo Cucini? Cioè, nel senso, tipo, vuoi ottenere più oro dai combattimenti? Prova a comprare il potenziamento. Non è quello che mi serve. Io vorrei sapere dove trovare, ad esempio, roba come gli stivali per il gatto, la nuova torcia per Fiona, quelle cose così. Vuoi continuare il villaggio? Va bene. Gli zoccoli d'oro per Ciuchino. Alla fine siamo già a un potenziamento maggiore su 4. Palla. Palla. No, avevi promesso. Ma poverino, di diventare un bambino vero. Ah, il mio contratto. Oh, mi dispiace. Se oggi fosse stato un altro giorno, tu saresti un bambino vero. Ma oggi è un martedì di saldi e questo significa che sarai un bambino vero solo a metà. Ma come? Quale metà? Sai, sono mancino. Beh, perché scegliere? Puoi averle entrambe. Tutto ciò che voglio è un Shrek, praticamente insignificante, piccolo favore. Oh no, ha chiesto un favore a Pinocchio. E ora? Questo villaggio mi ricorda tantissimo quello di Diablo 3. Pinocchio? E cosa c'è fatto qui? Pinocchio? Ci conosciamo? Niente, qualcosa. Vi ho visto arrivare di qua e ho pensato che volevate arrivare al castello. Sapete, posso darvi una mano. Certo. Davvero? E come? Bene, Shrek, fai bene. Ma in teoria Pinocchio non conosce Shrek in questo universo. Che il modo più veloce è usando una barca. E un modo per averne una, non del tutto certo ma possibile, è recuperare le 3 campane scomparse e riportarle al villaggio. Certo, come no. Il suono che produrranno porterà molto probabilmente una barca e potrete arrivare forse, ma non del tutto, dritti al castello. Non sta dicendo bugie, sta facendo dei giri strani per non dire bugie. Per me può funzionare. Sei sicuro che sia saggio seguire i consigli del piccolo ragazzo del legno? Piccolo ragazzo del legno. Beh, se avesse mentito si sarebbe allungato il naso, no? E infatti ha fatto dei giri strani. Che brutto Ciuchino così. Guarda, è cambiato Ciuchino. Ok, tutto a posto. Ecco, visto? Niente di cui preoccuparsi. Usano immagini stock, okay, di andiamo. Shrek da tutti i vari film. Tipo questo è quello del primo. Vieni Shrek, seguimi. Oh no, un comitato anti-orco. E non posso spaventarli. Dove credi di andare? Vai via. Dove credi di andare? Ci fermiamo con questi legni noi. Vediamo che cosa vuoi. Oh sì, dimenticavo di dirvi. Ci serviranno tutte le campane per richiamare la nave. Forza, andiamo a cercarle. Perché invece penso che quelle non siano campane, ovviamente, ma siano delle trappole per noi? Devo tornare indietro? Oh, ma porca puttana, Pinocchio. Qui c'è un punto di domanda. Oh, guarda! Codice a colori, ah! Guarda il nastro colorato sulla campana per sapere dove collocarla. Va bene, ya! Non era difficile. Un meccanismo decisamente bizzarro.
L'interruttore funziona solo se qui c'è una piattaforma mobile. E non abbiamo una piattaforma mobile, vero? Va bene, dove dobbiamo andare? Ah, guarda delle zucche. Come se fossero un problema tirarle giù le zucche. Mamma mia. Qua è aperto? No, qua è chiuso. Qua è aperto? Sì, ora è aperto e lì c'è un bonus per le monete che ti dirò che vorrei andare a prendere. Qua c'è dell'esplosivo per Fjorda. No, ho sbagliato. Vieni qua. Indietro! Indietro! Non ci arrivo. Come ci arrivo di là? In realtà probabilmente dovrei fare il giro? Sì, ovvio. È più semplice di quanto in realtà non sia. Qua invece? Ok, qua era dove eravamo prima. Più che altro sono abbastanza sicuro che se adesso prendo il potenziamento mi durerà niente. Vabbè, prendiamolo, mal che vada, l'abbiamo consumato e amen. Qui c'è qualcuno? C'è qualcosa? No, ho sbagliato. Togli sto cerchio. Immagina, ovviamente è sparita. Di ogni tipo di comodità, proprio così, il villaggio di molto molto lontano. Eh certo, come no. Ma quindi, ok, c'è bisogno di Shrek. Meglio iniziare a correre. Cos? Carino. Carino. Oh, che belle fuochi d'artificio. Boia dentro. Scusami. Non volevo prenderti in giro così malamente. Oh, bello, fuochi. Ah, aspetta, ora serve. No, lei? Guarda questo. Perché, scusa, devo fare uno alla volta? Affascinante. Perché uno Shrek? Che è successo? Cos'era quello? Cioè, probabilmente era tipo una costellazione, tra virgolette, ma anche no. Aspetta, ecco qua. Oh sì, ora sì che si ragiona. Ogni tanto, quando apri una cesta, parte il suono di quando Fiona sta per cantare il tun tun tun, tun tun tun. Eccoci qua, prossima fermata una cartolina di Agricola Realtà. Scusate, il villaggio. Ovviamente lo stavo facendo apposta a farla male, perché sennò quella canzone è abbastanza difficile da fare, probabilmente per un maschio che non abbia esperienza nel canto. Quindi, più che altro non capisco. Allora, tralasciando il fatto che non c'è musica, ce n'è poca e voi probabilmente manco la sentite, ma sei questo è perché gente! No, c'è terribile, altre guardie. Non c'è da temere, presto assaggeranno il filo della mia lama. No, gatto, dobbiamo usare l'astuzia. Ah, fantastico, adesso sì che siamo nei guai. Ehi, non sai leggere? Fuori dai piedi. Come proseguiamo? Scusami, ha detto bisogna usare l'astuzia, sì, ok, giusto? Questo accenderà un fuoco sotto di te, avanti! Oh no, ah, se lo fa Fiona li fa avvicinare, se e lo faccio io li fa allontanare. Se vuoi tornare all'ultima zona dei fuochi artificiali, dovrai prendere una scorciatoia qui. Ma non temere, è facile. Yeah. Ok, è una cagata, in pratica. Allora, di qua si può proseguire, perfetto. C'è una zucca là dentro. Per qualche motivo stavano cucinando una zucca, ma intera. Manco pezzettini. Allora, oi, ce n'è ancora uno. Via, muori. Prima che esplode la zucca. Ma quante cacchio di zucche ci sono ancora? Ma scusami. Grazie al potenziamento dell'attacco, che tanto sicuro adesso scompare perché non ne abbiamo bisogno. Allora, lì c'è bisogno di Fiona, ma dobbiamo fare il giro dall'altra parte. Il punto è come e quale parte? Di qua? No. Ok, quindi proseguiamo. E là in fondo c'è Pinocchio. Sì, sì, ti seguiamo. Quello è giallo. E ci sono dei topini. Perché ci sono dei topi? Non so. Se vuoi, puoi spaventare le guardie con un fuoco d'artificio. Così potrai superarle mentre se la fanno sotto. Sì, ma i topi? Ah, devo combatterli, perfetto. Levaglielo dalla testa. Levaglielo dalla testa. Ma chi cazzo l'ha doppiato? Chi cazzo l'ha doppiato sti giochi? Santo Dio. Allora, quindi Fiona li fa avvicinare. Shrek. Questo dovrebbe sistemarli. Li fa allontanare tutti. Oh, spaventoso. No. Via! Siamo sotto attacco!
Ok, allora aspetta. La Madonna, che luce incredibile. Allora, forse ho capito il modo. No. Il modo per andare da quella parte. Dobbiamo far avvicinare le guardie con Fiona e entrare là dentro. Il punto è che qua invece devi essere forse rapido. Qua forse devi essere rapido per fare il giro veloce. Va bene, dove niente credi di andare? Di eccezionale. Va bene, proviamoci. Allora, facciamo venire qua Fiona. No, X, porca puttana. Preparatevi a essere abbagliati. Ah, lì è la zona nascosta dove c'erano i petardi di prima. E ho visto che cos'era l'immagine che fa Fiona. È una donna che tiene in mano dei fiori. Probabilmente è lei versione umana. Qua dentro c'è qualcosa? No, è vuoto tra l'altro, non c'è manco l'acqua. Sembrava di aver visto qualcosa. Isola, è carino essere ricercate, ma non così. Oggetto segreto trovato. Ahia, che dolore. Come se non sapevo che sarebbe finita così. E via, stupida. Te la sei cercata. Succa, e via. Ecco fatto, potenziamento del cuore che non ho idea. Ah, ci fa ricaricare i punti vita nel tempo. Deve essere il mio giorno fortunato. Quanti soldi. Comunque, grazie Shrek. Sì, non era necessario, ma già che eravamo lì. Comunque, levatelo dalla testa. Ok, forse ho capito. Dobbiamo riusare Fiona. No, guarda questa. Sbrigarci e tornare indietro. Le guardie si avvicinano, compresa quella là. Fiona, bello. Fuoco d'artificio. Basta. Perfetto, superata. Sembra che da questo piano tu possa tornare alla zona dei... Sì, non me ne frega un cazzo. Era palese che potevo tornare indietro da lì. Scusami, eh. Non vorrei allarmare nessuno, ma il pelo sulla mia schiena sta iniziando a rizzarsi, il che significa pericolo. Ok, fame. Spazzolata. Oh no, zombie. Ciao, sono uno scheletro. Combattiamo. Probabilmente questa sarebbe la canzone che si sentirebbe. Là. Dammi il ricarica vita. Per te. Che non si sa mai che ci possa. Voglio quel potenziamento all'attacco. Ecco fatto, così li ammazziamo tutti abbastanza velocemente. Sì, che sinceramente, come ho già detto anche nei primi episodi, non avevo. Quella, che colpo incredibile. Mi sono allenata per momenti come questo. Solo? Madonna mia. Speravo in un attacco migliore, non lo so, una spadata circolare, qualcosa di più efficace. Non il raid di Kingdom Hearts questo dove lancia il Kibbe in avanti. Morti tutti? Molto bene. Beh, è stato facile. Mi chiedo da dove possano essere arrivati. Chi? Gli scheletri? E qualsiasi cosa tu faccia, non dimenticare la campana. Dopo che il gatto l'avrà sistemata, ritorno usa alle Shrek per spingerla origini. Sulla piattaforma mobile. Certo. Scusami, voglio vedere il trofeo che ho appena preso. Supera la battaglia con gli scheletri del villaggio. Ok, niente di che, tutta roba di storie. Guardate, lassù, la campana. Fatevi da parte. Questo è facile. Questo è un lavoro per me. Grazie. Già, e se posso dirlo, ti servirebbero ben altri tipi di tagli. Ma poverino. Ma stiamo per ammazzare un cristiano. Anga. Poverino. Cosa? Pronto. Chi cazzo li ha chiamati i doppiatori per questo gioco? Ma veramente? Ce lo stiamo portando via con tutta la campana. Il tizio? Scusami, allora, aspetta. Non ho idea di come passare. Ok. Ecco qua, perfetto. Non riuscivo a passare. Vabbè, in teoria avrei potuto tirarmela anche da lato e poi fare così. Non ci ho pensato io. Molto pesante. Molto pesante. Ecco qua. Campana messa al suo posto e andiamo. Eccoci arrivati, perfetto. No, prendi la Shrek, prendi sta campana. E la prima campana, quella rossa, finalmente la possiamo mettere al suo posto. Ecco la prima campana! Tutto ciò che dovete fare è metterla nel cerchio come l'altra! La seconda campana è laggiù!
Fidatevi. Certo. La prossima secondo me è quella blu. Quella blu. Ma non c'è modo tipo, che ne so, con l'attacco del gatto che lo fa in lungo, di colpirlo? No, peccato. Ok. Seguitemi, gente. Pinocchio è sempre più veloce di noi. Allora, o li facciamo Halt! Adesso vi ammazzo tutti voi che stupidi. Niente topi. Può fermare la mia. Ehi, ma dove credi di andare? Qui, sto cercando di combattere i topini, va bene? Madonna mia, il gatto comunque grasso come Garfield, ma comunque ancora ci vena, Fuori dai piedi. E quella è una bomba, me la prendo io, grazie. Allora, o li allontaniamo. Ehi, ma dove credi di andare? O li avviciniamo. Qua c'è bisogno di Shrek. Ok, qua invece? Non lo so. Allora, io li avvicinerei. Guarda qui. Che roba. Oh, bello. Che colori. Oh, adoro. Ah, ho capito adesso cosa fa quella roba. Ok, calmi tutti. Indietro. Ma attenzione. Vai, Shrek. Tanti soldini anche per noi. Perfetto. Ora, io in teoria posso anche proseguire da questa parte, giusto? Dalla testa. Sì, posso proseguire. Ci serve qualcosa a proseguire? Credo di sì. Ok, sono tutto per te. Ah no, è un combattimento. Ma contro chi? Ah, contro i villici. Ai! Ma questo è per te. Allora, io devo farmi sangue amaro per studiare doppiaggio. E fanno doppiare certa roba a gente che veramente manco sa parlare. Va bene che stanno probabilmente recitando tra virgolette la parte, ma santo Dio. Santo Dio, veramente, cioè. Prendi quella stella. Ho sbagliato tutto della mia vita. Non volevo usarla subito, ma volevo sfuggire ai topini che mi si stavano avvicinando. Ehi, prendi questo. Madonna mia. Ciufferò. Tac. Me la sei cercata. Il mio braccio. Beccati sta bomba. Che santo Dio. Ehi. Un attentato al villaggio, veramente. Prendi questo. Prendi la spada, per favore. Il mio braccio. Così impari. Ecco fatto. Prendi anche questo. Mi sono allenata per momenti come questo. E così abbiamo tutti quanti almeno un attacco speciale da parte. Chi c'ha la bomba, chi c'ha la stella. Tranne Ciuchino, che per sbaglio l'ho usato, però vabbè. Allora, mettiamo questo qua. Wow, molto pesante. Ok, questo quindi è uno shortcut. Questo... Ah, aspetta, t'ho capito. Vieni qua. Riportiamo Fiona. Preparatevi qui. Preparatevi a essere abbagliati. Andiamo a prendere Shrek. Oh, adoro i fuochi di Fiona. I fuochi di Fiona, che belli. Vi odio tutti malamente, santo cielo. State tutti quanti sulle palle. Vi odio, santo Dio. Voi che parlate in questo modo. Niente soldi? Strano. Ok, anche questo è uno shortcut. Allora, è uno shortcut. Ah, giusto, il barile esplosivo. L'abbiamo anche appena visto, quindi non è un problema. Vai, Ciuchino. Qua c'è qualcosa? No, ovviamente, però qua forse... No, ok, pensavo si potesse entrare. Tieni questo. Un barile di olio alla volta, con precisione. Vai, Shrek. Tutto l'olio che cola. Per fortuna che l'olio è infinito, quindi non dobbiamo neanche preoccupare che piano piano si consuma. Quindi vai di qua, per favore. Guarda che anche sul ponte appare. Ti giuro che avrei detto che non sarebbe apparso, perché è un oggetto mobile. Questo qui. No, ho sbagliato. Indietro. Occhio. Ecco fatto. Semplice, pulito. Ehi, aiuto, qua giù. Ok, dobbiamo aiutare quell'orco. Dobbiamo aiutare l'orco. Halt! In che modo però lo aiutiamo? Proviamo ad avvicinare i villici scemi. Vieni qua. Porca puttana, ti odio, vieni qui, ti ho detto. No, guarda questo. Ecco qui, il villico adesso dovrebbe che avvicinarsi. Colori. Oh, adoro i posso passare? Di ovviamente no. Ma quell'esplosione verde puzzosa?
Ok. Non so se Pinocchio... Ma scusami, perché questo? Ah, perché il tipo era ancora lì, ok. Allora, vai Ciuchino. Barile di olio in arrivo. Se possiamo fare qualcosa. Vediamo, riusciamo a passare? No, sì, riusciamo a passare, ok. Dove dovremmo lasciarlo, il barile di olio però? Dove credi di andare? Non lo so neanche io, credimi. Il barile conta come peso? Ovviamente no. Allora, proviamo... No. A salire. Ah no, per salire... Oh, niente, ci vuole anche gli scarponi. Se usiamo Shrek per allontanarlo... Vediamo, eh. Sì, questo accenderà un fuoco sotto di te. Avanti! Puffete. Questi scappano in avanti. Vai con Ciuchino. Ah, sono caduti? Così? Guarda, non mi faccio domande, va bene. Non sai leggere? Va bene tutto ormai, lo accetto così com'è. Passiamo quindi dall'altra parte, diamo fuoco poi al ceppo perché con l'olio sicuramente prenderà fuoco. Questo lo mettiamo qui che è probabilmente l'obiettivo secondario di questa cosa di olio. È sicuramente indietro. Opzionale. Però, già che siamo qui a sto quell'arco punto... Quell'arco mi donerebbe assai. Ma poi le uniche cose che riusciamo a trovare in giro sono il fiocco del gatto e il... E come si chiama? Il manifesto di Fiona. Di tutti gli altri, ovvero Shrek e Ciuchino, non troviamo un cazzo. Allora, abbiamo trovato l'orco, giusto? Sì, abbiamo trovato l'altro orco. Ehi, gattino, dal momento che sei dei nostri dovresti equipaggiarti a dovere. Prendi, questi stivali ti aiuteranno a... Finalmente, gli stivali! Ah! Muy excelente. Ora al salto. Perfetto. E il micio con gli stivali ha ottenuto un nuovo potenziamento. Yessa. Puffete. Tieni. Ecco fatto. Scendi di sotto, per favore. Ma non ti puoi buttare? No, devo per forza fare il giro lungo. Vabbè. Dobbiamo per forza andare a farci il giro. Però guarda, ormai lo accetto. Di quanto sembri. Ok, quindi abbiamo liberato il tizio. Ora dobbiamo farlo riavvicinare qua. Preparatevi a essere abbagliati. Dobbiamo usare il gattone. Perché ti fermi? Forza, seguitemi! Adoro i fuochi. Sbrigati prima che... Ecco fatto. Eccoci qua, perfetto. Allora, apri la cesta. L'oro è come l'erba gatta. Vabbè, guarda, lo accetto. Aiuto, fatemi uscire di qui. E io come passo ora? Ah, va... No, e come passo ora? Non ho idea di come... Ah, basta che scendo. Ok, ti giuro che non l'avevo capito che dovevo fare così. E... Ok, tu mi servi qua, giusto? Col tizio che intanto lo stiamo schiacciando da tutte le parti. Lo stiamo trascinando proprio il suo cadavere ormai. Questo io me lo porterei di là, ma per sicurezza lo lascerei qui. Sì. Ecco fatto. Allora, così questo rimane per sempre aperto. Il più è adesso. Ah, forse... Aspetta, forse ho capito. Dobbiamo riusare Fiona. Farlo riavvicinare. Appena il tizio si avvicina, forse ci dobbiamo incastrare. Guarda dentro. Che roba. Vediamo, eh. Oh, adoro i fuochi di fiori. No, non è questa l'opzione. Vabbè, proseguiamo allora. Per adesso lo specchio di là rimane di là. Qui che cosa abbiamo? L'acqua. Molto, molto lontano. Benvenuto al villaggio. Benvenuto, yeah, grazie. Ah, ho capito, siamo dall'altra parte. Siamo dall'altra parte dove appunto stavo dicendo non so come andare da quella parte. Ottimo. Mi stavo complicando la vita per niente, insomma, come al solito. Stai cercando una folla inferocita? L'hai trovata qui, al villaggio della non normalità. Della non normalità, va bene. Guarda, lo accetto tutto ormai. Lì c'è la campana, perfetto. Qua c'è un maiale, qua appaiono i nemici, ovviamente.
Quindi adesso dobbiamo usare il micione, salire da questa parte. Eccoci arrivati, salta, bravo micio. Ma cosa succede se faccio il giro? Allora io qua... Oh, cade, oh no, aspetta, devo rifarlo. Pensavo che non cadesse e dovessi fare il salto, sincero. Andiamo dall'altra parte. Dov'è che devo lanciarmi io? Qua? Sì, direi di sì, perfetto. Prendi giù la questo. Campana. Aiuto! Non siete così sorpresi. Vabbè, è caduto, però comunque l'obiettivo l'abbiamo portato a casa. E comunque lo ripeto, vabbè, finché è la campana, wow, c'è lo spazio sotto pesante. La campana. Il tipo magari è ancora salvo, ma quello che è caduto sotto la cesta è morto. Sempre. Sotto la cassa di legno è crepato, malissimo anche, è stato schiacciato, tutto distrutto, poverino. Sono quasi triste per lui. Ed eccoci qua, schiaccia il bottone, bravissimo. Oh, cade. Cosa succedeva se cadevo, per qualche motivo? Tipo scivolava di sotto Shrek. Sì. Si clippava male, dovevo rifare il livello, te lo dico. Manca io. Manca solo una campana! E poi potremo continuare. Andrà tutto bene. Certo. Credo. Guarda, lo spero. Ecco fatto. Ciao, sono un ascensore, sono venuto a prenderti. Ma io resto qui, pensateci voi. Come vuoi. Sicuramente da quella parte c'è una trappola che Pinocchio non ci ha detto. Non è detto, magari in realtà... La trappola avviene proprio con le campane. Non lo sapremo finché non andremo dall'altra parte. E eccoci arrivati. Ciao maiale rosso. Qui non so che cosa ci sia, però io intanto... Sai che cosa ti dico? In realtà tutte ste zucche potremmo anche lasciarle qui. Cioè non è che mi danno potenziamenti interessanti o appunto più di esperienza o chissà cosa di soldi. Cioè, in teoria posso veramente andarmene senza fare nulla. No. Scarponcini, bravissimo Gaton. Rompi sacca, torna giù. Non so cosa ci serva, giusto per il bottone qua davanti. Ecco fatto. Qua c'è qualcosa? Magari se la portiamo più avanti. No, non c'è un qualcos'altro da aprire. Va bene. Dunque. Allora abbiamo nuovamente la catapulta che era da un po' che non la vedevamo. Chissà quando prendiamo gli zoccoli dorati per Ciuchino. Madonna mia, l'ha distrutta. Ecco fatto. Ancora? State ancora uscendo? Veramente? Non state facendo caso a tutti quelli che sto decimando? Comunque, qui c'è qualcosa? Sì, c'è uno di questi. Ascolta bene. Se usi i fuochi di Fiona, la guardia ne verrà. Ok. Questo vuol dire fai cadere la guardia di sotto? Guarda questo. Vieni. Oh, bello. Oh, adoro i fuochi di Fiona. Puffete. Yikes. Quindi effettivamente il secondo fuoco d'artificio c'ha un effetto. Ma si è suicidato, poverino. Il secondo fuoco d'artificio che vediamo accanto c'ha un effettino. Ok, qua serve Ciucco. Ovviamente è bloccato. Allora, facciamo... le cose col giusto ordine. Andiamo da questa parte. Ma che bella catapulta! Oh. Ah sì, qua ci sono i cocomeri da prendere per usarli come nostre munizioni. Grazie del soldino. Prendi la nguria. Andiamo da questa parte. E i puzzle in realtà non sono neanche troppo difficili. Alcuni sono un po' strani. Ma ovviamente niente di eccessivo. Cioè, roba per bimbi alla fine. Aspetta. E... ah giusto, il gatto. Non mi ricordavo come si riattiva. No. Non mi ricordavo come attivarli. Madonna mia. Vai Ciucco. Aperta. Ecco fatto. Aperta. Melinda. Non lo so perché ho detto Melinda. Avevo visto le mele lì. Allora. Abbiamo qui un fuoco d'artificio che dovremmo usare per far avvicinare la guardia e farci passare di qua. Il punto è che, basta, che senso ha andare da questa parte per ora? Secondo me nessuna, cioè è solo uno shortcut. Mentre di qua dobbiamo farlo allontanare. Da quella parte dobbiamo farlo allontanare il tizio con quelli di Shrek.
Ma basta con queste zucche del culo, basta. Madonna mia, quante siete, quante poche cose utili fate. Che tra l'altro si erano animate perché l'aveva animata la fatina, ma la fata è morta, o meglio, nel senso, cioè l'abbiamo già sconfitta, è già andata via. Qua c'è qualcosa che io posso raccogliere. Ulla, ovviamente. Ah, eccoti qui. Allora, però intanto abbiamo trovato... Ci basterebbe passarci dentro, gatto. Sei un gatto, veramente. È un arbusto. Deve essere il giorno fortunato. Basta che ci passi in mezzo. Ok, allora. Dobbiamo... farlo con te. Correre! Farlo anche con te. Guarda che roba. Siamo sotto. Dai, muoviti. Mi chiedo colori. Se facciamo in tempo. Ok, sì, ce la facciamo. Perfetto, vai Shrek. Sì. Ottimo, così dovrebbe rimanere aperto. Spero ti piaccia vedere e le stelle. Ritiro quello che ho detto sul senso che senso ha andare da quella parte. Ok, immagino che dobbiamo tornare indietro dopo. Immagino, con Shrek. Una città dotata di ogni tipo di comodità. Proprio così, il villaggio di molto molto lontano. Certo, come no. Cosa succede se però vado di qua con lo specchio? Dove finiamo? Eccoci qua, prossima fermata una cartolina di Agricola Realtà. Ok, qui siamo dove dobbiamo essere. Ah, il buon vecchio molto molto lontano, benvenuto al villaggio. Grazie. Allora, prima andiamo da questo ponte. Voglio vedere se c'è un altro specchio e molto probabilmente c'è. Grazie al potenziamento dei cuori. Sicuramente schifo non ci fa, grazie. Qui c'è una cestina piccolina con pochi soldini. Mentre di qua c'è una cestona grossa con tanti soldini. Niente male come giornata. Perfetto. Questo vuol dire che il potenziamento che era dall'altra parte che non riusciamo a prendere, lo prendiamo da questo specchio molto probabilmente. Va bene, l'importante è che siamo tornati indietro. Abbiamo preso un potenziamento della vita, buttalo via. Stai cercando una folla inferocita? L'hai trovata qui, al villaggio della non normalità. Ovviamente. Beccati questo. Temetemi. No. Temetemi. Sono qui dentro, sai? Madonna mia. Sei io veramente... Ste cose mi fanno male. Ste cose fanno veramente male. Senti... Ciao. Ok, di qua basterebbe dare... Ah, aspetta. Sicuramente bisogna dargli fuoco e poi fare il giro. Ok, ho capito adesso. Va bene, completiamo il livello allora. Stai cercando una folla inferocita? L'hai trovata qui, al villaggio della non normalità. Mettiamo la campana di quanto sembri. Qua sopra, andiamo dall'altra parte e molto probabilmente appena metteremo giù la campana il livello sarà completato. E la trappola di Pinocchio sarà attivata, ovvero farci arrivare nelle molto pesante. Nelle braccia di Tremotino. Era quello il suo piano, Pinocchio un barbone schifoso che cerca sempre di fregarci tutti. Alla fine Pinocchio è un egoista, vuole solo... Vabbè, giustamente, vuole solo arrivare al suo desiderio, diventare tutto umano. Che poi che cazzo... Che ragione era? Non sei del tutto umano perché è martedì di saldi. Ok, guarda, lo accetto, mi va bene così. Pesante di quanto sembri. Non ho nulla da dirti, Tremotino, va bene. Rumpelstiltskin. Ci siamo! Ecco l'ultima campana! Vediamo che cosa fa. Dovremmo avere finito. Speriamo. Guarda, avete trovato le campane? Bene! Streghe! Siete caduti nella mia trappola! Mi prenderò quel contratto! Grazie infinitamente! Non c'è di che! Wow, quell'ingegnoso Tremotino! Ma non c'è motivo che lui si riprenda il contratto, proprio in realtà! Forse ho dimenticato di spedire te e i tuoi amici nelle segrete? Portarli via! Ok... Signor Tremotino, sono pronto a diventare un bambino vero. Oh, sono spiacente. Ma se avessi letto il contratto con più attenzione, avresti notato che non sono obbligato a farti diventare un bambino vero. Era palese. Come vedi, c'erano i fili attaccati. Ehi, non è giusto. Boiede. Ti spedisco al paese di carta vetrata. Sì, signore. Guarda, no, no.
Non ho assolutamente nulla più da dire io, veramente. Che poi, come dicevo, lui non ha motivo di andare a prendergli il contratto. Basterebbe appunto che lo tenesse nelle segrete per appunto quelle 24 ore e poi Shrek muore. Fine. Tornare alle catacombe? Va bene.